E ragazzi, ringraziamo la Edile Pidi, Eliseo Panico, un altro grande sostenitore di questo progetto per i giovani. Chiamatelo, perché oltre ad essere un grande professionista per la vostra casa, ristrutturazioni, è un fratello che ama Dio. E io voglio concludere questa bellissima puntata con te, Gaetano, che voglio che ci proprio fai un'esortazione guardando quella telecamera. Un giovane che, qualunque sia la sua vita, ha bisogno di una parola che in questo momento lo Spirito Santo ha messo magari già nel tuo cuore. Sì, io mi trovo qua perché stiamo parlando di calcio, siamo in questa trasmissione perché stiamo facendo questo torneo, e quindi probabilmente molte persone che stanno guardando questo servizio, che stanno guardando questa trasmissione, lo fanno perché c'è un interesse anche di natura sportiva, calcistica. Io posso dirti e posso raccontarti che personalmente amo lo sport, ho giocato a calcio per un po' di anni, sono arrivato a giocare anche addirittura in eccellenza, e ti posso dire che quello che è cambiato adesso, oggi, nella mia vita è che io oggi posso fare sport perché ho realizzato questo sogno, e chi mi ha dato la possibilità di realizzare questo sogno è Gesù. Semplicemente ho realizzato questo perché, giocando a calcio fino ai 18 anni, io avevo questa passione, ed oggi attraverso questa passione, praticando sport, io posso portare qualcosa in più alle persone. Perché se prima giocavo e mi divertivo, ed è bellissimo, perché tutti amiamo lo sport, perché probabilmente te che stai guardando ami anche tu il calcio. Quello che posso dirti che è cambiato è che oggi, oltre a giocare a calcio, oltre a divertirmi, posso anche portare qualcosa di buono alle persone. Posso far conoscere veramente qualcuno che ha cambiato la mia vita. Questa persona si chiama Gesù, e questa persona ha dato un senso alla mia vita, perché semplicemente lui mi ha fatto capire che cos'è l'amore. Noi possiamo cercare l'amore in ogni cosa. Poco fa si parlava di divertimenti, di uscire, di andare in discoteca, di fare qualsiasi cosa. Io credo che il problema non sia neanche tanto in quello che fai, perché è bello divertirsi. Semplicemente quando tu trovi qualcosa di più grande, qualcosa che veramente soddisfa il tuo cuore, tu non guardi più a queste cose. Perché tutti noi siamo alla ricerca di qualcosa che possa veramente riempire il nostro cuore, e quindi ognuno di noi in maniera diversa lo cerca in qualsiasi modo, ed è anche bello divertirsi. Semplicemente io posso dirti che se prima ero abituato a mangiare una fetta di cipolla, adesso mi mangio il piatto di pasta. Ovvio che quando tu hai la scelta tra queste due cose, quando hai qualcosa di migliore, tu la prendi subito. Semplicemente in questo è cambiato. Io prima mangiavo quello che avevo e quello che cercavo di ottenere. Quando ho avuto di più, quando ho realizzato il meglio, ora semplicemente io non guardo le cose che mi soddisfano poco, ma io guardo a quello che veramente riempie il mio cuore. E semplicemente lui, che è amore, mi ha insegnato ad amare e mi ha fatto capire che cos'è l'amore. E quindi anche nello sport, anche attraverso il calcio, noi possiamo dare questo messaggio. Non è soltanto divertimento, non è soltanto sport, ma è anche far conoscere, far vedere che è l'amore che ci unisce, far vedere che tutto questo è possibile perché lui ci ha amato per primo, quando ha deciso di salire su quella croce per me, per te che mi stai ascoltando, ha deciso di dare la sua vita perché tu ed io potessimo avere vita con lui, e perché tu ed io oggi possiamo essere qua. E quindi il mio desiderio, per quella che è anche la mia esperienza, è che tu semplicemente possa decidere di farti amare. Decidi proprio di farti amare. È bello cercare di soddisfare il proprio cuore in qualsiasi forma, e noi possiamo anche divertirci tutta la vita, ma ci saranno dei momenti difficili in cui tu avrai bisogno di sentirti amato, perché cercherai l'amore. E io ti posso dire che potrai cercare in qualsiasi persona, in qualsiasi cosa, ma chi veramente fa la differenza è lui, perché lui è amore e lui veramente può cambiare la tua vita, come è successo a me. Quindi io spero, se siamo in squadre opposte, di rivederci, di continuare a condividere questo amore. Se non ci conosciamo, spero che un giorno ci conosceremo, e quello che voglio lasciarti come messaggio è semplicemente questo: decidi di farti amare,
perché questa è la scelta più grande che puoi fare nella tua vita. E amen. Ragazzi, è stata una puntata bellissima. Dio ti ama. Se potessimo racchiudere tutto quello quello che è stata la nostra vita, è solo questo, veramente. Dio ti ama e aspetta solo un tuo sì. Ma noi adesso vogliamo benedirti e salutarci alla prossima, ultimissima puntata di Più che vincitori. Ciao ragazzi! Ciao. La tua gloria.